Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. La volta scorsa ci siamo occupati di recuperare, quindi di salvaguardare, una cassetta audio registrata negli anni 80 attraverso l'uso di un deck player professionale, della scheda audio Quantum 2 di Presonus e di Studio One. Oggi invece recupereremo un'altra tipologia di cassette, sempre in formato audio, ma che contengono al suo interno dei videogames che venivano caricati dal computer ZX Spectrum sempre negli anni 80. In questo caso vogliamo salvare il gioco Turbo Esprit. Per cui, una volta verificato che il gioco viene caricato dal nostro registratore, colleghiamo, nel mio caso, nell'ingresso 2 il microfono da cui sto parlando e nell'ingresso 1 l'uscita del registratore Philips 6350, uno dei migliori in questo campo, in questo tipo di applicazioni per computer. Torniamo sul nostro Macintosh e lanciamo questa volta DSP4, un potentissimo software di editing audio, audio mastering, CD mixer e batch processor, che vedremo poi in altri video nei prossimi mesi. È un software interamente italiano, esiste sul mercato da circa 20 anni ed è attualmente il miglior editor audio esistente su Macintosh, ma nel nostro caso usiamo la funzione di Audio Input Recorder. Quindi lanciamolo, creiamo una nuova traccia di ingresso all'interno del nostro computer. Come vediamo, il microfono entra nel canale destro, mentre nel canale sinistro, come vediamo, non è presente segnale. Selezioniamo la nostra scheda audio all'interno di Audio Settings, per cui la device sarà la Studio 26C, gli ingressi 1 e 2, gli input anteriori che vediamo qui, e come uscita ho selezionato Line Out 3, sia per il left che per il right, perché poi riutilizzeremo sempre DSP4 per ricaricare il gioco all'interno del computer. Selezioniamo il New Recording Setting e inseriamo il titolo della cassetta che vogliamo salvare. Come ingresso metteremo mono, ma mono left, perché il segnale della cassetta arriverà dal canale sinistro, quindi dall'ingresso 1 della nostra scheda. 24 bit, mentre la frequenza di campionamento è settata già dalla scheda audio, la vediamo qui nel pannello di controllo Universal Control, 48 kHz. Ora sarà semplice riavviare la cassetta, armare la traccia e mettere in record. Il gioco verrà caricato ora all'interno di DSP4. Fermiamo la registrazione, facciamo save e entriamo nella funzione di editor audio, in cui taglieremo le parti non importanti del nostro segnale mono ed eventualmente saremo pronti a creare la nostra cassetta virtuale. In questo momento il segnale, come vediamo, è abbastanza alto e abbastanza uniforme. Colleghiamo di conseguenza la nostra uscita 3 della scheda audio direttamente all'ingresso del computer. Il gioco, come vediamo, viene caricato tranquillamente all'interno del nostro computer. La conversione WAV è avvenuta in maniera perfetta e siamo quindi ora in grado di ricaricarlo centinaia di volte senza che dovremmo preoccuparci di danneggiare il nastro su cui era stato registrato. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno sempre affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme, se volete faremo una partita con lo Spectrum, e continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di supportare il mio canale Patreon per poter continuare la divulgazione di questi video gratuiti. Per oggi è tutto, ciao, a presto!